Reverendissima Madre, reverende Suore, cari amiche, cari amici, ho visitato la prima volta il Monte Athos nel 1973. In quei tempi, per i cattolici non era affatto facile, ma una lettera di accompagnamento dell'allora patriarca Dimitrios, fattami avere dall'amico Bartolomeo Arcondonis, suo segretario, mi aprì tutte le porte. Il segretario del patriarca è l'attuale patriarca ecumenico Bartolomeo. Il viaggio fu un'esperienza straordinaria e grazie alla lettera d'accompagnamento venne accolto molto gentilmente. Non mi fecero dormire nelle camerate riservate ai pellegrini, ma mi assegnarono una cella singola e mi mostrarono i loro immensi e inestimabili tesori. Aggiungo che allora non c'erano al Monte Athos né strade né energia elettrica e ci si spostava da un monastero all'altro a piedi o sul dorso di un mulo. Fuori dall'ufficialità, purtroppo, le cose cambiavano radicalmente. Molti monaci, sentendo che ero cattolico, iniziavano ad imprecare contro il Papa e i cattolici con espressioni molto pesanti. Questa esperienza mi rattristò, ma nello stesso tempo mi fece prendere la decisione di iniziare a lavorare per il dialogo con i nostri fratelli ortodossi, in quanto ero convinto che la maggior parte dei problemi nascevano soprattutto dai pregiudizi e dal fatto di non conoscere. Da allora il dialogo fra le due chiese di strada mi ha fatto tanta. Sono cadute tante barriere e tante incrostazioni che ci hanno permesso di vedere che in verità fra cattolici e ortodossi le cose che ci uniscono sono molto di più di quelle che ci dividono. Come potete vedere dalle foto che vengono ora proiettate, nei miei 50 anni dedicati al dialogo ecumenico, di passi in avanti sono stati fatti molti. E la cordiale amicizia fra Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo ne sono la prova. Riguardo al Monte Athos, mi ha fatto molto piacere di aver appreso che la mia nomina delegato dell'Assemblea Interparlamentare dell'Ortodossia per i rapporti con le istituzioni cattoliche, carica che svolgo con grande piacere, è stata supportata proprio dai monaci del Monte Athos. Il primo grande cambiamento di atteggiamento degli ortodossi nei confronti di noi cattolici l'abbiamo potuto constatare proprio qui a Grotta Ferrata, durante il millenario liliano del 2004, quando vennero rappresentanti del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, delle Chiese Ortodosse di Grecia, Romania, Estonia, Finlandia e delegazione di monaci del Monte Athos, dei più importanti monasteri ortodossi dell'Europa. Sono seguiti molti incontri ecumenici a Grotta Ferrata e in questo ultimo decennio nell'eparchia di Lungro, in Calabria. La mia più grande gioia è stata quella di aver contribuito alla realizzazione della storica visita del patriarca ecumenico Bartolomeo all'eparchia di rito bizantino di Lungro nel 2019. È stato veramente un miracolo. Pensate che noi cattolici di rito bizantino dagli ortodossi venivamo considerati dei traditori. Ora mi sto adoperando perché anche l'arcivescovo di Atene Hieronymus possa al più presto visitare le comunità di rito bizantino in Italia. Ora, dato che la corale di Cipro che ci onora con la loro presenza ha un altro concerto, diamo la precedenza, per cui faremo cantare adesso la corale di Cipro e poi proseguiamo con la nostra conferenza. Per cui prego i coristi di prendere posto qui accanto a me. Grazie.
di non catalare il dottor Amorini che non sa che te allora due paroline, noi non siamo proprio un coro bizantino e cantiamo varie cose, sia classiche sia tradizionali, canzoni tradizionali, dunque non siamo esclusivamente bizantini, però stasera ricanteremo anche due inni bizantini, uno dei quali il Christos Magnesti, Gesù Risorto, già che siamo in questo periodo della Chiesa Ortodossa, e si incomincia tutte le preghiere, le liturgie, i vespri, tutte le preghiere si comincia e si finisce con questo inno che li canteremo, che fra l'altro le parole significano: Cristo è risorto dai morti, con la morte calpesta la morte, e ai morti nei sepolcri fa dono della vita. Così vi ringraziamo del vostro amore e della vostra misericordia. Se sbaglio. Thank you.
Oh,
Con Grotta Ferrata. Dato che è presente anche il maestro di piano della corale di Grotta Ferrata, spero che da questo incontro possa nascere una collaborazione tra la corale di Grotta Ferrata e la corale di Cipro. Ora continuiamo con la nostra relazione e torniamo al Monte Athos. Il legame fra il Giardino della Madonna, come viene chiamato il Monte Athos, e l'abbazia greca di Grotta Ferrata fondata dal monaco italo-greco Nilo nel 1004, ossia esattamente 50 anni prima dello scisma del 1054, risalgono a oltre 1000 anni. Fino al XV secolo, nell'Italia meridionale, come sapete, esistevano centinaia di monasteri bizantini. I primi monasteri bizantini nell'Italia meridionale vennero fondati fra il VII e l'VIII secolo, subito dopo la conquista musulmana di Egitto, Siria e Palestina. Allora una moltitudine di monaci fu costretta ad emigrare e trovò accoglienza in Calabria e Sicilia, dove costruirono centinaia di monasteri ed asceteri, specialmente nella zona chiamata Mercurio, che si trovava fra la Calabria e la Basilicata e che chiamarono la Nuova Tebaide, in ricordo della Tebaide da dove provenivano. Si trattò della fondazione della Repubblica Monastica del Mercurio, che a me piace definire il Monte Athos ante litteram. Infatti il Monte Athos venne fondato qualche secolo dopo. Tra i tanti monaci che frequentarono il Mercurio ci fu anche San Nilo, il fondatore del monastero greco di Grotta Ferrata.
delle centinaia di monasteri italo-greci o bizantini, come si usa dire oggi utilizzando un neologismo, è rimasto ormai solo quello di Grottaferrata. E la assemblea interparlamentare dell'ortodossia, della quale, come già detto, sono il delegato per i rapporti con le istituzioni cattoliche, ha deciso di darle il titolo di simbolo della Chiesa in divisa del primo millennio. Aggiungo che il monachesimo italo-greco ha dato alla Chiesa di Roma 12 papi e a quella di Costantinopoli il patriarca Metodio di Siracusa. Permettetemi di tradurlo in greco, perché queste cose i nostri amici di Cipro sicuramente non le sapranno. Ipa oti dodeca papes ita ellinikis katalogis. Detto il serre de sigura, che è la patriarchis Costantinopolis o Aius Methodius, in tanti autos apoticato Italia. Di Pantola, Palinsa Italica. Tornando al tema della conferenza, pochi sanno che Grottaferrata è il luogo dove da oltre 1000 anni si ricorda regolarmente il Monte Athos. Infatti nel Bios di San Nilo viene riportato l'episodio della bella vigna che si trovava non lontano da Rossano, la città natale di San Nilo, al monastero dedicato ai Santi Adriano e Natalia, che San Nilo fece estirpare perché i suoi monaci parlavano sempre della sua dolce uva e del suo delizioso vino. Come detto, San Nilo fece estirpare detta vigna e la notizia di questa incredibile decisione del santo, come si legge nel Bios, tutulun tu erbu perifimo iego notos che eros affutu a io oros. Incredibile. Allora, questa notizia straordinaria giunse perfino al Monte Athos. Questa è una notizia che si trova nel Bios di San Nilo, per cui da 1000 anni a Grottaferrata si parla del Monte Athos. Ma a Grottaferrata il Monte Athos si ricorda anche perché il padre spirituale di San Nilo, San Fantino, a causa dell'avanzata musulmana, si trasferì a Tessalonica, da dove più volte andò al Monte Athos. Ma anche al Monte Athos si ricordano da secoli, si ricorda Grottaferrata da tanti secoli, perché nel monastero serbo di Hilandari esiste un affresco rappresentanti i santi Nilo e Fantino. San Fantino, come ho detto, era il padre spirituale di San Nilo. Ma a Grottaferrata, il Monte Athos, si ricorda anche... qui ho perso il filo. Inoltre non vi nascondo la mia gioia per aver scoperto una notizia che non esito a definire sensazionale, e cioè nel 1642 i monaci del Monte Athos scrissero al Papa una epistola sinodale per avere una chiesa a Roma, e in cambio avrebbero dato ai monaci basiliani di Grottaferrata un monastero al Monte Athos. Anche questa notizia la vorrei dare agli amici di Cipro. Stochilia ex acosia per ripu, i monachi tu aiuoros, egrafe sto papa, che tu egrafe sto papa, e anima se ti trepete, na ecume mia ecclesia sti Romi, e mista e ti trepete, sus monachus tis Grottaferrata, na ecum e non aio oros. Che auto in parabole simatico chiamena. Ricordo infine che al Monte Athos, fino al XIV secolo, è esistito un monastero benedettino detto degli Amalfitani. E questo monastero continuò ad esistere anche dopo lo scisma del 1054. Cito infine il viaggio al Monte Athos della parte di Grottaferrata Arsenio Pellegrini, che avvenne nel 1893. E quello dell'archimandrita Isidoro Croce, sempre del monastero di Grottaferrata, nel 1937, accompagnato da padre Lorenzo Tardo, il grande studioso di melurgia bizantina.
Le visite accertate di monaci ortodossi a Grotta Ferrata risalgono agli anni 60, quando il celebre patriarca Atenagoras fece venire in Italia i monaci Matteo Vatopedinos del Monte Athos, Isidoro Christi Patmos, perché apprendessero l'arte del restauro del libro antico nel famoso laboratorio di restauro dell'abbazia greca di Grotta Ferrata, ed il diacolo Bartolomeo del Patriarcato di Costantinopoli perché studiasse al Pontificio Istituto Orientale. Ho avuto l'onore e la gioia di conoscere tutti e tre questi monaci. Padre Matteo è diventato egumeno del monastero Vatopedi al Monte Athos, Isidoro Skirkris egumeno del monastero San Giovanni il Teologo di Patmos e poi vescovo di Tralleon. E l'allora diacolo Bartolomeo, come già detto, è l'attuale patriarca ecumenico. Quelli che mi conoscono sanno che il mio sogno è quello di far diventare l'abbazia greca di Grotta Ferrata il primo monastero ecumenico dove convivano monaci cattolici ed ortodossi. Ho lanciato questa mia idea al Monte Athos. E mirabile dictu, come si diceva una volta, la risposta è stata accolta positivamente. Speriamo che anche da parte cattolica ci sia un segno. Allora, prima di passare alla proiezione del documentario, vorrei salutare un mio carissimo amico, il principe Alessio Angelo Comneno, che ci onora con la sua presenza e che fa parte, diciamo, è un erede della famosa famiglia dei Comneno. Questo lo diciamo anche in greco perché farà sicuramente piacere agli amici di Cipro. Eumedomazimas ton principa Alexios Angelos Komnenos Apollonos ton autokratoron tu Byzantium. Και αυτό είναι κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Πολλοί τότε μετά την πτώση του Κωνσταντινούπολης έφυγαν από την Ελλάδα και από την αυτοκρατορία και ήρθαν στην Ελλάδα. Και ένα από αυτούς είναι ο πρίγκιπας που έχουμε εδώ μαζί μας. Εδώ, dato che voi dovete andare via, noi proseguiamo con la proiezione del documentario che è stato preparato durante la visita dei frati francescani di Assisi alla sacra montagna del Monte Athos. Per cui se volete andare, potete lentamente andare. Vi ringraziamo di nuovo, ringraziamo il maestro per la bella istruzione. Possiamo incominciare a far vedere questo documentario che, come ho detto, ho avuto il piacere e l'onore di organizzare alcuni anni fa. Fu un'operazione non proprio facilissima, perché era la prima volta... Infatti la prima volta che dei frati cattolici entravano al Monte Athos con la tonaca. Infatti nel Monte Athos non è permesso ai non ortodossi di entrare in tonaco. E riuscì in questa difficile azione conoscendo il patriarca ecumenico e facendogli presente i nuovi frati dei francescani sono stati invitati, per cui dirgli di entrare in clergyman non sarebbe stato molto bello, per cui venne permesso che i frati francescani potessero entrare nel Monte Athos e visitare i più importanti monasteri dell'isola del giardino della Madonna, come viene chiamato il Monte Athos. Ne faceva parte l'allora vicario generale dei francescani Giorgio Norel, il custode del monastero, non è monastero, di Assisi, la parte di Assisi, padre Mauro Campetti, che come saprete è l'attuale vicario del Papa
per la città del Vaticano. E come terzo c'era anche padre Silvestro Béjean, che era allora responsabile dei rapporti ecumenici. Per cui prego la suora di far partire il filmato. Grazie. Ottobre 2012. Due monaci del Monte Athos arrivano nella città del Poverello e vengono accolti presso il Centro Francescano Internazionale per il Dialogo. Padre Justinos e Padre Ioannikios vengono accompagnati da Fra Silvestro a visitare la Basilica di San Francesco. Poi partecipano alla preghiera e alla cena insieme ai frati del Sacconvento. I due monaci ne sono rimasti tanto entusiasti, perciò invitano il direttore del CEFID di ricambiare la visita. Passano alcuni giorni, si decide, si va sul Monte Athos. Con la collaborazione di due amici, il signor Virgilio Avato di Grottaferrata, il giornalista greco Yannis Chrysafis e con la benedizione del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, il delegato generale per dialogo ecumenico e interreligioso Fra Silvestro Béjean inizia a organizzare una visita dal carattere ufficiale al Monte Athos. Sono invitate a partecipare anche Fra Jerzy Nore, il vicario generale dell'ordine, e Fra Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi. Christos γεννάτε δοξάσατε Christos εξ ουρανών απαντήσατε Christos επί γης υψώθητε πάσατε το Κύριο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαγή ότι δε δόξαστε το πρωτόν αιώναν εκ πατρός γεννηθέντη. Il giorno 9 giugno si arriva a Uranopoli, la porta d'ingresso al Monte Athos. Da qui tutti i giorni parte un traghetto, l'unico mezzo per arrivare ai monasteri e agli eremi sparsi nella penisola. Uranopoli è piena di pellegrini ortodossi provenienti dalla Grecia, Romania, Bulgaria e Russia, e nell'aria si sente già qualcosa di mistico. Νεύσον προσύμνωση και τον ευεργέτα εχθρούτα πυρνών την επιρμένη νοφρήν φέρονται παντεπόπτα. Il giorno dopo, allo spuntar del sole, vestiti in tonaca si parte per visitare il cuore dell'ortodossia, dove da oltre 1000 anni i monasteri della penisola attonita sono centri spirituali di palpitante e genuina ricerca mistica di Dio. Prima di entrare si ritira dall'ufficio dei pellegrini di Amitirion, uno speciale permesso di soggiorno che permette di visitare il Monte Athos per 4 giorni. Και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησα. Ci si imbarca. Pian piano si entra nel Monte Athos. Il battello costeggia lentamente ai porti di tutti i monasteri della parte occidentale. La Santa Montagna dell'Athos, il braccio più orientale della penisola calcidica in Grecia, è abitata oggi da più di 1500 monaci, distribuiti in 20 monasteri o laure, in 12 schiti
e in circa 250 celle. Tutte le skiti o le celle sono autonome per quel che riguarda la loro vita interna, ma ricadono sotto la giurisdizione di uno dei 20 monasteri principali, per quel che riguarda i problemi generali della vita monastica e i problemi amministrativi. I monaci sono uomini che cercano come possono e come loro accordato dalla grazia di dilatare il loro cuore, di renderlo capace di compassione per tutto e per tutti, come Dio. Uomini folli per il mondo. Il monaco è creatore di bellezza, un artista, e non lavora semplicemente colori, suoni o parole, ma lavora se stesso nella sua totalità, plasma il suo essere, cerca di darsi interamente a Dio perché sia questi a plasmarlo. Φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτού θυσιαστή. Si scende a Daphni, il porto principale della penisola. Pare che per la prima volta i frati francescani abbiano messo piede sul monte Athos, mostrando nitidamente il simbolo della loro consacrazione, il saio cinto di cordone. Il monaco Ioannikios accoglie con gioia i tre frati e offre loro nel suo ufficio del porto, secondo la tradizione attonita, acqua, uso e locumi. Poi si parte in macchina per il monastero di Simonopetra, dove saranno ospitati. Si arriva al monastero di Simonopetra, un capolavoro dell'architettura. Occupa il 13° rango nella gerarchia dei 20 monasteri della Santa Montagna. È dedicato alla Natività del Signore e viene detto la Nuova Betlemme. Il monastero è stato fondato nel 1357 da un anacoreta di nome Simone. Il nome Simonos Petra significa la pietra di Simone. L'eremita ebbe la notte di Natale la visione di una stella che si posava sopra la roccia dove oggi sorge il complesso monastico. Egli interpretò questa visione come la volontà divina di edificare un monastero. Il complesso ha subito molti incendi e ogni volta ricostruito nello stesso stile, tipico dei monasteri attoniti, con alte pareti sormontate da logge e ballatoi. Oggi conta circa 80 religiosi che vivono in regola cenobitica. All'arrivo al Sacro Monastero, i frati sono stati accolti dai monaci nella grande sala del capitolo, in un'atmosfera di vera fraternità cristiana, dimostrando loro una splendida generosità e ospitalità. Nel corso del soggiorno, durato 3 giorni, si sono susseguiti molti interessanti colloqui con l'egumeno Padre Eliseo e con i monaci della comunità, e si è concordato di ripetere l'incontro ad Assisi, per condividere insieme il ricco patrimonio spirituale che ha come centro l'unione con Dio e la sua luce divina che ci trasforma, perché tutto si identifica nell'assoluto e infinito pensiero di Dio. I frati hanno partecipato alle divine cerimonie religiose del Sacro Monastero, ai passi frugali insieme ai monaci e ai diversi momenti di fraternità della comunità monastica.
Il secondo giorno, 11 giugno, il gruppo è andato a Caries ed è stato ricevuto dal governo del Monte Athos. Il proto, padre Massimo, ha ringraziato per la visita e ha ascoltato con molto interesse le parole dei frati su San Francesco e sulla missione dei frati francescani nel mondo. I colloqui sono stati cordiali e schietti. Erano presenti anche altri rappresentanti di vari monasteri e durante l'incontro si è creata un'atmosfera familiare. Caries funge da capoluogo. Qui hanno sede le istituzioni della Repubblica Monastica, gli alloggi dei rappresentanti dei vari monasteri, la farmacia, le poste, un piccolo ospedale, alcune botteghe e una foresteria. Vi risiede anche il governatore dello Stato greco. La città al centro della penisola di Athos è stata costruita intorno al IX secolo. In un sito nelle cui vicinanze sorgeva nell'antichità un santuario dedicato alla dea Artemide. La Repubblica è soggetta alla giurisdizione ecclesiastica del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e a quella politica del Ministero per gli Affari Esteri greco. Ognuno dei 20 monasteri elegge un proprio superiore e i rappresentanti per la Santa Assemblea che esercita il potere legislativo su tutto il Monte Athos. Il monastero di Vatopedi si trova nella parte nord della penisola ed occupa il secondo posto nella gerarchia dei monasteri del Monte Athos. È stato fondato nell'anno 972. Oggi conta più di 80 monaci, molti dei quali originari di Cipro. La biblioteca del monastero possiede 2.000 manoscritti e 35.000 volumi stampati. I tre frati francescani sono stati accolti dall'egumeno padre Efrem e dal suo assistente padre Arsenio. Anche nella comunità di Vatopedi, l'incontro svoltosi nello studio dell'egumeno è stato molto cordiale e aperto. Il monaco Arsenio ha fatto da guida nella visita della chiesa e del monastero e diverse volte ha espresso il suo desiderio di visitare la città di San Francesco. I refettori monastici vengono preparati ogni giorno con amore, non soltanto per i monaci, ma anche per i fratelli pellegrini e visitatori che riempiono i sacri conventi. Ciò avviene solo al Monte Athos e risulta possibile per il sacrificio e la fatica dei padri. La tappa seguente è stata allo schite del profeta Elia, fondato nel 1759 dal monaco russo Paisio Velichkovsky. Appartiene al monastero Pantocrator. Il monaco, che ha accolto il piccolo gruppo, ha consegnato al vicario generale Frater Sinore la grande chiave della chiesa dicendogli: «Se riesci ad aprire la porta, sei un cristiano». Il vicario generale ha superato brillantemente la prova di cristianità e dopo la visita della chiesa e del monastero, il gruppo è stato invitato ad un modesto e fraterno rinfresco. Ethicanepitim kephalim.
Lucimaco scriveva: «Quando costruisci per costruire, edifichi il tuo sepolcro. Quando scrivi per scrivere, tessi il tuo lenzuolo funebre. Quando vivi e respiri cercando la misericordia di Dio, allora attorno a te si intessi una veste di incorruttibilità e dentro di te freme la dolcezza di una consolazione celeste. Costruire o scrivere risulta assai secondario». Seguita poi la visita al monastero di Pantocrator, sito lungo uno dei tratti di costa sul mare tra i più suggestivi del Monte Athos. È situato al centro della penisola e occupa il settimo rango nella gerarchia dei monasteri della Santa Montagna. Il monastero è stato fondato nel 1363 da due fratelli, Alessandro e Giovanni, con l'aiuto dell'imperatore Giovanni V di Bisanzio. Qui sembra che il tempo si sia fermato. La giornata di un monaco attonita è divisa generalmente in questo modo: 8 ore di preghiera, 8 ore di lavoro e 8 ore per dormire, mangiare e studiare. Qui tutti gli orologi sono regolati secondo il tempo bizantino. Per il pranzo il gruppo si è trasferito al catisma degli amici padre Epifanio e padre Joachim di Melopotamo. Dopo una breve venerazione del santo protettore Sant'Eustachio, è stato servito un delizioso pranzo preparato da padre Epifanio. Si è parlato del Monte Athos e di Assisi, della spiritualità monastica e francescana, e poi del libro di ricette monastiche scritto da padre Epifanio. Si è instaurato un bellissimo clima e si è cercato di attivare forme di collaborazione e di amicizia tra i frati del Sacro Convento di Assisi e i monaci del Monte Athos. Padre Epifanio ha promesso di visitare Assisi nel mese di ottobre prossimo. Sul Monte Athos, Padre Epifanio fa un vino ortodosso. Tra le chiese e i monasteri della penisola, il religioso ha salvato un antico vigneto e adesso produce bottiglie biologiche, veramente da meditazione. Il giorno seguente è iniziato alle ore 5 nella chiesa illuminata solo dalle candele, con la solenne celebrazione della Divina Liturgia alla conclusione del tempo pasquale. Il commiato è avvenuto nel pomeriggio del mercoledì 12 giugno nella sala del capitolo del monastero di Simonopetra, dopo lunghi, cordiali e fraterni dialoghi. Effettivamente i padri aghioriti della Santa Montagna dell'Athos hanno accolto con tanto amore i loro fratelli francescani e grazie a questa visita è stato concretizzato un altro piccolo passo alla ricerca di legami spirituali e di reciproca apertura, perché tutti siamo alla ricerca di Dio.
Il Monte Athos, la collina del paradiso, due centri significativi della spiritualità mondiale, Oriente e Occidente, due polmoni che respirano il desiderio di Dio, i monaci attoniti, i frati francescani. Da tutte e due emerge un'unica linea. Tutti si dirigono verso lo stesso spazio della libertà dello spirito. Ciascuno parla alla sua maniera, esprime la sua esperienza, sottolinea ciò che ha capito. E da questa moltitudine mossa dallo spirito, vissuta in luoghi diversi e lungo i secoli, si compone una voce armoniosa di semplicità che canta l'unico inno intorno al trono di Dio. Lo canta ora e sempre, qui e dovunque. L'intera nostra vita ruota intorno a Dio, il nostro tempo, la nostra occupazione è Lui. La nostra resistenza fisica e il nostro primo pensiero sono rivolti a Lui. La preghiera, la meditazione, costituiscono il senso della lotta e il polo attorno a cui ci muoviamo. E frutta per non chi ne per me non offrì però ne pande popta di samartias i perfer acloni ton esti rigmenus ma non vi nascondo che è stata un'esperienza straordinaria vedere cattolici ed ortodossi. Io guardavo i loro occhi, avevano le lacrime. È stato un commiato straordinario, non lo dimenticherò mai. Per ciò che riguarda gli amici di Grottaferrata, vorrei solo dire che il 6 giugno terrò alla biblioteca comunale di Grottaferrata una conferenza sul contributo dei monaci greco-cattolici, greco-albanesi, sottolineo albanesi anche perché ci sono presenti alcuni amici albanesi, alla rinascita dell'abbazia greca di Grottaferrata. È una conferenza che ripercorre un po' in un periodo molto difficile del monastero di Grottaferrata, quello alla fine dell'Ottocento, quando si temeva che potesse chiudere. Però con l'arrivo dei greco-albanesi dalla Calabria e dalla Sicilia si ebbe un risveglio e noi auguriamo all'abbazia greca di Grottaferrata che ci possa essere un nuovo risveglio anche questa volta, in questo momento difficile per loro. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio la Madre Generale per l'ospitalità, ringrazio tutte le suore e ringrazio, permettetemi, in modo particolare Suor Bernadette che mi è stata vicina per organizzare questo incontro che spero rimarrà nei vostri ricordi. Grazie a tutti.